Dopo la richiesta del Piemonte di nuove dosi di vaccini al Premier Draghi e al Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Figliuolo, è previsto l'arrivo di 10.000 dosi AstraZeneca, come spiega lo stesso governatore Cirio. La Regione Piemonte dal primo giorno della campagna vaccinale sta performando, cioè vuol dire che sta facendo bene la sua parte. Sono tante dosi che noi inoculiamo tutti i giorni. Abbiamo centrato l'obiettivo dei 20.000 di fine marzo, l'obiettivo dei 30.000 di metà aprile. Adesso viaggiamo e veleggiamo verso i 40.000 di maggio. Naturalmente però abbiamo bisogno di vaccini e quindi con le dotazioni attuali non eravamo in grado di ulteriormente crescere, anzi saremmo stati costretti a rallentare. Pertanto io ho richiesto una dotazione straordinaria, un'aggiunta a quelle che erano le dosi a disposizione della nostra regione. Stamattina mi è stato comunicato che domani riceveremo un contingente aggiuntivo di AstraZeneca di 10.000 dosi e poi il 3 arriveranno 132.000 dosi di questo vaccino, in modo da permetterci di approcciare l'inizio di maggio con i 40.000 che ci siamo posti come obiettivo, perché la macchina del Piemonte è in grado di farli, lo abbiamo già dimostrato con un paio di stress test che hanno ampiamente superato le 30.000 dosi. Ci sono 1.000 medici che lo fanno negli ambulatori, altri 1.000 nei centri di medicina che si sono stati allestiti dalle aziende. Ci sono oltre 230 strutture vaccinali in tutto il Piemonte, 1.000 farmacie che hanno già aderito. Abbiamo numeri che dimostrano che ampiamente siamo in grado di raggiungere l'obiettivo. Naturalmente per tenere la macchina in moto e farle fare chilometri e andare veloci, bisogna avere la benzina. La benzina si chiamano vaccini. Il generale Figliuolo ci è vicino in tutti questi passaggi. La risposta positiva che abbiamo avuto in mattinata lo dimostra ampiamente, ma dobbiamo continuare così, perché più vaccini ci danno, più noi vacciniamo. 100% di inoculazione di Pfizer, 90% di inoculazione di AstraZeneca, perché abbiamo l'inizio dei richiami da tenere quindi in considerazione, perché sapete che con la doppia inoculazione dobbiamo poi avere il vaccino disponibile per il richiamo. Stiamo facendo tutto con il bilancino del farmacista e con grande, grande attenzione sabauda, però ci siamo e questo mi dà da una parte soddisfazione, ma dall'altra mi impone di chiedere e di pretendere le cartucce, le munizioni per poter continuare a fare bene.